Buongiorno ragazzi e bentornati a un altro video. Saranno passati 4 mesi dall'ultimo video che ho fatto. Spiegazione più facile in assoluto: ho avuto un sacco di lavoro da fare e la mia priorità non era YouTube in questo momento particolare. Farò altri video sicuramente in cui spiegherò esattamente tutto. Sto controllando lo shape perché niente male, c'ho un leggerissimo pump, sono appena tornato dalla palestra. Ah, mi sono anche fatto la boccia qualche giorno fa. Praticamente ho fatto un Q&A su Instagram in cui ho chiesto di farmi delle domande e pensavo di fare tutto un video in cui era praticamente un Q&A, però in realtà in gran parte delle domande mi chiedevate tutti la stessa cosa, come ho fatto a portare avanti il mio petto, perché effettivamente è cresciuto un bel po' durante quest'estate. Mi sono allenato pochissimo, mi sono allenato 2 o 3 volte a settimana, massimo in media direi, più sulle 2 volte rispetto a che le 3. E quindi ho colpito il petto con veramente poco, tutto il corpo, con poco volume, poca frequenza, però molta intensità, intensità definita come prossimità al cedimento, quindi quanto mi sono spinto al cedimento, mi sono spinto veramente tanto, quindi un'intensità alta, un effort alto, cedimento ripetuto. E il petto è cresciuto, tutto il corpo è cresciuto, però il mio petto è quello su cui l'ho notato di più perché è sempre stato uno dei gruppi muscolari più difficili per me diciamo, portare avanti. Chi mi segue dall'inizio lo sa, avevo un petto inesistente, avevo il petto, un po' di petto escavato, anche ancora ho, tipo vedi che tipo qua è un buco, rientra dentro nello sterno e in più questo pettorale in realtà non lo riempie qua totalmente, questo un po' di più, mentre questo zero. E quindi è stato sempre veramente veramente difficile e quello che ho realizzato quest'estate era che io tendenzialmente mettevo sempre la scienza prima di ogni altra cosa, ovvero mettevo prima la scienza e dopodiché come mi alleno, quindi per me era sempre più importante, so che devo monitorare il volume, so che devo fare una multifrequenza, so che questi sono i rep range consigliati, so che i tempi di recupero sono questi consigliati, so che devo applicare il sovraccarico progressivo e mettevo questo prima di tutto il resto. Ovvero di effettivamente come ti alleni, come sposti il carico in palestra, se controlli il carico oppure è puramente o tanto ego, e ho letteralmente switchato le 2 cose. Quindi facciamo un piccolo recap. Cosa bisogna sapere innanzitutto? La parte scientifica, quindi sappiamo che c'è un certo volume, quindi un certo numero di serie allenanti che ognuno di noi risponderà meglio. Come facciamo a trovare questo volume? Ho fatto migliaia di video a riguardo, probabilmente ti collochi tra le 10 e le 20 serie difficili, quindi intense a cedimento a settimana, e se tu splitti questo volume su 1 o 2 esercizi per il petto a settimana, tracci la progressione di ripetizioni e carico, non importa il rep range, il rep range ipertrofico è molto ampio, va dalle 5 alle 30 ripetizioni. Gran parte del lavoro, se resti tra le 5 e le 10 oppure le 6 e le 12 ripetizioni e progredisci prima di ripetizione e poi di carico, stai a posto per quanto riguarda il rep range e il volume. Frequenza, io in passato l'ho colpito anche molto molto spesso, anche 3-4 volte a settimana. Ho notato che invece riducendo a una e mezza, quindi a 2 o 3 volte, metti 3 volte sullo spazio di 2 settimane, quindi a 1 e mezza, 2 volte massimo. Vedevo che tipo probabilmente lasciavo più tempo per recuperare proprio e nonostante magari perdessi in termini di sintesi proteica, probabilmente il mio petto per essere più pieno e quindi alla fine essere più estetico che quello che voglio, ci mette di più a recuperare, quindi ci mette di più per proprio tornare al volume di base e quindi poi se io lo alleno troppo frequentemente non lo lascio mai del tutto recuperare non solo muscolarmente. Quindi non solo fibre muscolari, ma proprio esteticamente, no? E quindi se io aspetto un po' di più prima di ricolpirlo, lo ricolpisco quando è pieno, quando è forte, quando è veramente fresco, e da lì riesco a spingermi di più, a sovraccaricare di più, e di conseguenza mi sembra che sta crescendo un po' di più. Ma detto questo, quindi frequenza, volume già parlato, questo è tutto l'aspetto scientifico, tempi di recupero, rep range ve li ho già indicati. Cos'è che ho switchato completamente? Scienza la mettiamo in secondo piano. In primo piano 3 cose: la selezione degli esercizi. Ho abbandonato praticamente del tutto per il petto movimenti tipo manubri, tipo spinta inclinata, spinta piana. Ho eliminato del tutto bilanciere e sto prediligendo di tanto tanto le macchine. Per quali motivi? Questi motivi qua. Le macchine mi permettono di essere molto più stabile, di trovare il setup giusto e di veramente pensare a far lavorare e muovere il petto
e di conseguenza togli tutto il resto, togli l'elemento di stabilità, l'elemento di tecnica dei manubri o, che devi usare sulla panca piana col bilanciere, e sto invece selezionando le macchine. Non ogni macchina, è uguale, le macchine, quelli col pacco pesi a me non mi piacciono tanto, ma se trovi una buona macchina plate loaded, io ho usato quello tutta quest'estate, di conseguenza posso veramente pensare a colpire e a spingere con il petto e non interviene magari altri gruppi muscolari. Per me, che avevo il petto indietro, questa è una cosa molto importante. E questo rientra poi nel secondo punto, che seleziona gli esercizi che tu senti bene nel petto. Ad esempio, quando io faccio le croci e apro e apro e apro, inizio a spostare la tensione sulle spalle. Se invece voglio mantenere la tensione sul petto, come vedete, non apro così tanto, resto piuttosto vicino, una sorta di cable push press, funziona molto meglio per me per mantenere la tensione nel mio petto. Quindi la selezione degli esercizi è selezionare gli esercizi che sentite bene voi, non qualcun altro vi ha detto che dovete farli, ma voi, quella è la cosa veramente importante. Seconda cosa importante che rientra in tutto questo, connessione mente-muscolo e soprattutto controllo del carico. Queste due cose ci ho lavorato, lavorato, lavorato. La connessione mente-muscolo viene col tempo, viene con gli anni di esperienza, ma quando tu ti alleni, invece anche di ricercare il full ROM, quindi dico un'altra cosa che non è proprio scientifica, ma invece che selezionare il full ROM e basta e pensare al movimento, all'ampiezza di movimento come il movimento di tutto il corpo, quindi full ROM vieni completamente indietro, invece di pensare quello, pensa all'allungamento massimo del pettorale. Il mio petto è già allungato al massimo qua, qualsiasi movimento che faccio di più in realtà sto andando indietro con la scapola, sto accorciando anche il trapezio, eccetera, eccetera, mentre il petto è puramente allungato quando io sto in questa posizione qua. Quindi il mio full ROM per il petto non è una cosa dove vengo completamente indietro. Questo qui è già allungato al massimo, le fibre, ok? Quindi tengo la tensione in quel range, in quel ROM che è full ROM, ma in realtà è puramente allungamento massimo e accorciamento massimo del pettorale. Quindi invece che vedere il full ROM come completamente vado indietro, no, tengo sempre la tensione nel petto, non voglio che andando indietro cercando più full ROM si sparga negli altri gruppi muscolari. Poi controllo molto lento, diciamo che sto prediligendo un tut, quindi un rep tempo di 3-4 secondi di eccentrica controllatissima. Se io ti dico fermati a qualsiasi punto, tu riesci a fermarti, una pausa di un secondo buono in massimo allungamento del petto, così che sono sicuro che lo sto controllando io, prima di tornare su in maniera più esplosiva possibile, ma senza perdere il setup. Ovvero sì, voglio veramente spingere al massimo, ma senza perdere l'assetto, senza perdere le scapole, senza perdere la compostezza, così si può dire. Quindi 3 secondi o 4 secondi di eccentrica, 1 secondo, 2 secondi di pausa, così sei sicuro che quel carico, per quanto è pesante, lo stai effettivamente controllando ed è un carico che riesci a sollevare, non è ego, stai in quella buca e poi torni su in esclusivo, mantieni un secondo e torni giù. Quindi una sorta di 3-1-0-1 per chi, se ti interessa sapere il tutto. Però non è che conto 3-4 secondi, semplicemente controllo, controllo e so io col senno di poi che più o meno equivale a 3-4 secondi di eccentrica. Quindi selezione di esercizi ottima, rep tempo e controllo e connessione mente-muscolo. Full ROM non inteso come movimento massimo del corpo, ma allungamento massimo di quel muscolo target che vogliamo colpire. E ultimo punto, che non ho parlato ancora, intensità e cedimento. Sto usando letteralmente un metodo molto simile a quello di Dorian Yates, molto simile a un dog crab method, ovvero faccio letteralmente solo due serie. La prima serie è quella su cui traccio rep e carico, è la mia key set marker di progressione e lì voglio spingermi. Praticamente ho un rep range sulla prima serie tra le 5 e le 10 ripetizioni, traccio carico, traccio rep. Se ne faccio 5 stavolta, ne provo a fare 6 con la stessa forma perfetta, ne provo a fare 7 la volta dopo. Quindi quello è il primo set. Secondo set mi butto semplicemente a cedimento e utilizzo top set praticamente, qui è il primo set. Secondo set è sempre un top set con lo stesso carico, ma poi riduco del 50% e faccio il massimo di ripetizioni e poi faccio myo reps riducendo di nuovo e facendo 3 o 4 mini set con 5-10 secondi di pausa in cui faccio il massimo delle ripetizioni. Ok? Quindi carico top set. Ho il rep range, questa è la mia serie in cui voglio tracciare rep e carico, è il mio key marker di progressione, voglio sempre progredire su questa mantenendo la stessa forma di esecuzione e poi dal secondo set ripeto con lo stesso carico, magari faccio solo meno rep, quello che è,
abbasso il carico, faccio una serie, una sorta di drop set, quindi arrivo a cedimento massimo, non ce la faccio più, sempre cedimento composti, composti, cedimento, non ce la faccio più, posso abbassare ancora del carico, riposo 5-10 secondi e faccio myo reps, quindi faccio 3 o 4 serie. Quindi un top set e una serie super super mega intensa che potrebbe essere una sorta di 5 serie combinate insieme, ma è praticamente un drop set e poi delle myo reps. Solo questo, un esercizio, quasi sempre la macchina. Se un giorno mi sento che la macchina troppo pesante, non la trovo bene, vado e faccio i cavi, faccio quindi un altro esercizio e faccio la stessa identica modalità. Facendo così, allenandomi poco, il petto è venuto un bel po' avanti in quest'estate e sono sicuro che vi aiuterà anche a voi. Sto sudando come un pazzo perché fa un caldo allucinante e niente, spero che questo video vi abbia dato qualche tips, continuerò probabilmente a farlo e dovrò quindi fare poi un vero e proprio Q&A, dato che con questo non era un vero e proprio Q&A e ho risposto solo a questa domanda. Spero vi sia piaciuto, grazie di tutto ragazzi, scusate se non ci sono stato, ho dovuto lavorare veramente un casino. Però sono molto molto contento e piano piano come dire, ci ho fatto arrivare a un punto dove dovevo focalizzarmi al 100% su quelle priorità lì e adesso piano piano mi piacerebbe rifocalizzarmi anche su YouTube e social. Come sempre apprezzo un commento, lo sapete, il like usatelo, potete mettere like se volete, ma praticamente il like io lo utilizzo per salvarmi i video. Quindi se volete recuperare questo video in futuro, mettete like, vi salvate il video nella lista appunto dei video che avete likeato, usatelo in quel modo così che poi in avanti potete reperirlo quando volete. Grazie di cuore, come sempre, keep improving. Ci vediamo nel prossimo video.